Ciao a tutti, io sono Princess, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video vi farò vedere i vestiti che ho comprato da Shein e visto che non è solo un haul, però sono tutti i vestiti che ho comprato quest'inverno e sono un bel po', non farò un try on haul, però è semplicemente un haul, quindi non proverò i vestiti. E il motivo è perché sono semplicemente troppi e se dovessi provare i vestiti e anche farvi vedere i vestiti ci metterei troppissimo. Quindi questo è il haul invernale di Shein. La prima cosa che ho comprato, lo sto indossando in questo momento, era questo jumper. Questo così che dice Colors. E quello che mi piace di questo jumper è che, come vedete nelle maniche, è un po' largo, però non così troppo largo. Anche qua, come vedete bene qua. È un po' cioè non è lungo, però mi piace un sacco. E dentro è anche così, quindi ti tiene molto calda durante questo inverno, freddissimo. La prossima cosa che ho comprato è questo jumper verde. Non proverò neanche a leggere quello che c'è scritto, però è polacco perché l'ho indossato per andare a scuola, I mean a college, e un mio amico era tipo, oh, è polacco, io tipo, oh, non lo sapevo. Però sì, questo mi piace, è un, la taglia è S e di solito io compro, cioè la S di solito non so se sarà troppo largo o troppo stretto, però questo è perfetto. Perfect size e mi piace un sacco ed è verde. Passando alla prossima cosa, ho comprato questo jumper, un altro jumper, e ce ne saranno un sacco, by the way. Questo jumper è blu e dice New York, USA. Molto semplice, però l'ho comprato principalmente per il colore. E anche questo è una S, però è, questa S è molto più grande di quello. Quello è un po' più strettino, questo è... wide fitting, quindi mi sta un po' largo, però mi piace il fatto che sia abbastanza largo. Poi ho comprato questo jumper, è molto semplice, è nero. È nero con una farfalla nel mezzo, I mean, non nel mezzo, però qua sopra. E questo è un materiale molto diverso dagli altri, perché il materiale non ti tiene così tanto calda, quindi di solito quando indosso questo mi servirebbe o indossare qualcosa dentro o indossare una giacca. E mi piace il fatto che è semplice, però ha anche una farfalla. E la taglia è una... Non c'è la taglia, quindi non so... Vabbè, lo lascerò qua con la foto, perché qua non c'è la taglia. Parlando di vestiti che ti tengono caldo, ho anche questo jumper. È un teddy bear jumper, perché il materiale, come vedete, lo adoro. C'è un sacco di jumpers e giacche come queste che vedrete anche dopo. E questo l'ho indossato per andare al fair. Metterò una foto qua. Ed era... non è che era freddissimo, però era freddo e avevo solo questo. E mi ha tenuto molto calda, quindi mi piace un sacco. La taglia è una M, infatti per il fatto che ti dovrebbe tenere calda ho comprato una taglia più grande, così poteva essere un po' più grande. E anche le tasche qua, lo adoro. E sinceramente se dovessi ricomprarlo comprerei una L, perché è grande, però non così grande come me lo immaginavo. Quindi se dovessi ricomprarlo, definitely una M. E sì... Teddy bear coat, però non è un coat, è un jumper. Non so quante volte avrò detto la parola jumper in questo video, però ne ho un altro! E quest'altro è bianco, perché mi sono accorta che non avevo jumpers bianchi. E ho visto un video di questa ballerina, però mi sono dimenticata come si chiamava, e stavo ballando con un jumper bianco con le scritture rosse e mi è piaciuto un sacco. Quindi ero tipo, andiamo subito a trovare un jumper bianco con la scrittura rossa da Shein, e l'ho trovata. Outer Bank, North Carolina. E mi sono accorta che quasi tutte le scritture sono, cioè, sono posti in America. Fun fact. La taglia è... ancora non c'è una taglia, quindi dovrò lasciare la foto qua con la taglia. Però questo, una cosa di questo, è che è un po' stretto, un po' piccolo, però non è così tanto piccolo da non tenermelo. Quindi me lo tengo lo stesso. Passando al prossimo, ancora un altro jumper, però questo ha il zip, quindi... il zip. E questo lo indosso principalmente per andare al lavoro, perché è molto comodo, come vedete dentro è molto caldo, è molto comodo.
Qua è come lo vedete, Auckland, e non so cosa sia. Se sapete cos'è, commentatelo. La taglia è una M, e il fatto con i vestiti di Shein è che non sai mai se una cosa ti sarà troppo grande o troppo piccolo, perché questo per una M è abbastanza piccolo, però ancora non troppo piccolo da non poterlo indossare. È così, con le tasche, lo adoro. E sì, lo uso principalmente per andare a lavoro perché ho un shirt e lo indosso sopra il shirt e mi tiene caldo mentre cammino per andare a lavoro. Adesso prendiamo una pausa dai jumpers e vi faccio vedere questa gonna che ho comprato. È questa così. Ok, questa gonna ho visto un sacco di persone che lo indossano, questo tipo di gonna, e mi è sempre piaciuto, quindi ero tipo, perché non comprarlo? Però non sapevo quale taglia comprare, quindi ho comprato un S, perché ero tipo, compro la S per i jumpers, compriamo una S per le gonne. E questa è la gonna, una mini gonna, che sinceramente non è, cioè non è che non mi sta, è che mi sta, però è troppo stretto e corto. E sì, oh, che what a shame, what a shame. Però stavo pensando, ho due sorelle, quindi lo darò alle mie sorelle. Però definitely dovrò ricomprare una di queste gonne perché le adoro un sacco. E sì, mi dispiace che non mi sta, però it is what it is. La prossima cosa è una cosa che ho comprato un bel po' di tempo fa, o credo tipo ottobre, ed è questo cropped hoodie con il zip, quindi è come quello marrone che ho mostrato, però è cropped, quindi quando lo indosso mi sta tipo fino a qua. E l'ho indossato perché qua in Inghilterra ad ottobre faceva, cioè all'inizio di ottobre faceva ancora un po' caldo, quindi l'ho indossato ad ottobre ed è così, vedete, è cropped, maniche lunghe. Sta benissimo con i tops e tipo leggings, è con quello che lo indossavo. E non vedo l'ora che arrivi l'estate così potrò rindossare quello. Parlando di cropped, la prossima cosa che ho comprato è un altro di questi. Però questo è cropped e è anche un zip. A differenza dell'altro ed è più chiaro. La taglia è una M e anche questo per M è un po' troppo piccolo, però la M mi sta bene così e ti tiene stracaldo, però è cropped, quindi sei tipo fa caldo, cioè fa caldo per avere il crop, però fa freddo per avere quello normale e quindi questo è fluffy e ti tiene caldo quando non fa così troppo caldo, però non è neanche così tanto freddo. Ok, la prossima cosa è questi joggers. Allora, io joggers non avevo così tanti, però una cosa che ho notato da quando è cominciato college è che i joggers sono stra comodi, specialmente perché io faccio danza, quindi quando ho indossato leggings ogni giorno mi sono stancata un po' e ho comprato dei joggers. E i joggers sono questi, sono marroni, hanno una scritta qua. Sweet, dice, e la taglia è una S. Quindi questi sono i jogger, sono stracomodi da indossare sia a college che per stare a casa. E ho anche comprato un altro paio di joggers e sono qua. Questa è una taglia S, anche questa, però è un po' più largo, mi piace un sacco perché è la mia taglia, però ti sta un po' largo e mi piace un sacco. Ho anche questa, una scritta qua, honey. E ups, questi sono i joggers e li ho comprati neri. E sì, non vedo l'ora. Cioè, questi li ho comprati tipo 2 settimane fa, quindi non li hanno ancora indossati per andare a college, però non vedo l'ora di indossarli. E oh mio Dio, l'ultima cosa è questo e un altro di questi. Sì, lo so, un altro. Però è nero. Ed è molto più grande di quello che vi ho appena mostrato. Questo non c'è, cioè, il materiale non è così tanto thick. Cioè, non è che. Non, quando lo guardi sei tipo, oh, non ti terrà così caldo. Però fidatevi, ti tiene stracaldo. Io lo indosso quasi ogni giorno questo. E mi piace un sacco che l'ho comprato nero perché così è. Cioè, va con tutto. È così. Anche questo ha tasche. E mi piace un sacco qua.
qua. E mi piace un sacco perché va con tutto. Cioè, io potrei indossare joggers e andrà con i joggers. Jeans, andrà con i jeans. Leggings, e andrà con i leggings. Cioè, va con tutto questo. E sì, quella era la fine del haul di Shein. È uno dei haul più grandi e l'ho fatto stra velocemente. Quindi sì, quella era la fine del haul invernale di Shein. E ripeterò ancora, questi non li ho comprati tutti in una... cioè in un giorno, perché sennò avrei speso troppissimo. L'ho comprati durante questo inverno, autunno e inverno. Ho deciso di fare questo haul adesso. Quindi spero che vi sia piaciuto questo haul di vestiti. Ho anche comprato un bel po' di accessori. Se volete vedere un haul di accessori, commentatelo qua e io lo farò. E ancora mi scuso per l'assenza. Cioè continuo a dire che posterò e dopo non posto più. Però è quasi l'anno nuovo, quindi New Year's Resolutions, comincerò a postare di più, chi lo sa. Cioè cercherò, voglio postare di più, ok? Però sì, quella era la fine del video. Non so se questo sarà l'ultimo video che posterò prima di Natale, però se lo è vi auguro un Merry Christmas e io vi vedrò nel mio prossimo video.